Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parlerò delle pagelle. Come ho già detto ieri, secondo me la maggior parte sono stati sufficienti. Perché comunque, cioè, allora, innanzitutto vorrei fare un appello. Perché siamo all'inizio, quindi più o meno mi guardate tutti. Secondo voi è giusto, perché sto vedendo un sacco che voglio mandare via D'Aversa. Secondo voi è giusto o no mandare via D'Aversa? O comunque che sta in bilico? Secondo me non è giusto, perché comunque il, come devo dire, a sprazzi il Lecce gioca bene, si vede la sua, come si dice, la sua mano. Ovviamente pecca un po' nei cambi alla fine, ma i cambi, chi? Abbiamo pure pochi giocatori, abbiamo la coperta molto corta, non ci abbiamo dei ricambi validi. Può darsi pure che sta iniziando a perdere la squadra di mano, la concentrazione. Non... io gli darei un po' di fiducia altro. Ovviamente, se continui, io personalmente non lo manderei via. Continuerei a dargli fiducia. Poi, se dovesse continuare a perdere, ovviamente per forza bisogna cambiare. Io mi auguro che sia lui il primo comunque a trovare una soluzione. Ah, D'Aversa, devi trovare una soluzione. Non lo so, un cambio di modulo, una mentalità diversa. Bisogna osare di più nel secondo tempo. Bisogna cercare di gestire le proprie forze. Non il primo tempo fare giocare con lo sangue all'ecchio, primo tempo, secondo tempo da passeggiata. E trovare delle contromisure, qualcosa, dargli quella carica, quella grinta giusta, dargli quella cattiveria giusta. D'Aversa, tu presidente, società, dovete stare vicino ai giocatori e cercate con i rompiti cuglioni che andiamo a salvare stanno, no, che hanno passeggiato in campo. Cercate di dare la carica giusta. Noi lo stesso cercheremo di dare il nostro apporto, il nostro supporto. Ne sta dicendo tante a D'Aversa e compagni, che alcune le condivido, altre non le condivido. Quindi comunque mandarlo via assolutamente no, per ora no. Però ovviamente siamo a 5 sconfitte nelle ultime 6 partite e 3 sconfitte consecutive. Abbiamo iniziato praticamente il girone di ritorno con 3 su 3 sconfitte, siamo a 0. Ancora commentiamo un'ennesima sconfitta, principalmente per demeriti nostri e anche per meriti dell'avversario, perché il Genova in 10 minuti ha vinto la partita. Noi, cioè, praticamente noi abbiamo giocato, noi che abbiamo giocato sempre così bene, intendo, 80 minuti, il Genova gli è bastato praticamente fare un qualcosa in più, cercare, immaginatevi voi con quale facilità l'abbiamo fatto vincere il Genova. 10 minuti, cambi che comunque Giliardino ha messo 2 cambi, ha messo 2 punte, ha cambiato un po' la mentalità, il Lecce si è perso, 2 gol, 1-2 e poi basta, e poi è finita la partita. Poi non è che ha avuto il Lecce contromisure per cercare di segnare, no, niente, anzi il Genova poteva anche fare il 3-1, poteva comunque fare più gol, perché anche Falcone ha fatto una parata su Ekuban incredibile, e se non sbaglio di piede, non mi ricordo che cazzo era, sì, non lo so, ha fatto una parata, non so se ve la ricordate, mi sa che stavamo perdendo già 2-1, quindi non mi ricordo, 1-1, comunque ha fatto una incredibile parata. Noi ovviamente sull'1-0 abbiamo avuto diverse chance, ovviamente se abbiamo fatto il secondo gol probabilmente staremmo a commentare un'altra partita, ma quando uno sbaglia, no, con chi ce la dobbiamo prendere? Con noi stessi, con i giocatori, no? Che se i giocatori sbagliano, ma cioè, di chi è la colpa? Dei giocatori stessi che sbagliano, che gli manca la cattiveria. Quindi non c'è da prenderla con nessuno, se non con loro, che sono dei coglioni, che comunque continuano a sbagliare vicino al portiere, continuano a sbagliare negli ultimi metri, continuano a sbagliare l'ultimo passaggio. Quindi ragazzi, ci sta parlando, se non si sistemano queste cose, anche il secondo tempo che si sparisce, 60 minuti, in realtà è il secondo tempo già è iniziato con lo Genoa, sta già incinando Scioca meglio. 45 minuti siamo durati, che abbiamo fatto uno dei migliori, diciamo, primi tempi o prima parte della stagione. Abbiamo giocato veramente con la grinta, con la carica, abbiamo fatto un ottimo gioco. Secondo me il Genova non si aspettava un Lecce così carico, così, no? Che ha giocato veramente bene, e poi dopo il secondo tempo si è perso. Quindi fare solo un tempo non serve a nulla, non si vincono mai le partite. Bisogna giocare fino al centesimo e cercare di giocare così, come abbiamo fatto il primo tempo. Se no le partite, perché